amici terrestri, qui è The Alien e oggi siamo qui con il mio super nuovissimo e soprattutto primissimo gameplay. Il gioco che vi ho portato è Prince of Persia e le sabbie del tempo. Tecnicamente doveva essere Marcus Getting Up, però il pacco non è ancora arrivato. Ma state tranquilli, non appena arriverà ci farò dei gameplay da paura e rideremo molto insieme. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, iniziamo! Molti credono che il tempo sia come un fiume che scorre lento in un'unica direzione, ma io che l'ho visto da vicino, posso assicurarti che si sbagliano. Il tempo è un mare in tempesta. Forse ti chiederai chi sono e perché io parli così. Siedi e ti racconterò la storia più incredibile che tu abbia mai sentito. Devi sapere che io sono il figlio di Sharaman, il grande e potente re di Persia. In viaggio verso Asad, con un drappello di uomini, passammo per Libia, dove la brama di onore e gloria indusse mio padre a commettere un terribile errore. Ora, figlio mio! Confido terre di fede alla vostra promessa. Le stanze del tesoro del Rajah sono laggiù. Guardate come cavalca, come il figlio di un guerriero. Dispiaciuto vedere la distruzione che avevamo portato. O che almeno mi sia sentito inerte di fronte a un mondo trasformato da paradiso a inferno. Se è questo che credi, ti sbagli. In quel momento pensavo solo a una cosa: l'onore e la gloria. Ti avrei reso a mio padre combattendo da quel guerriero nella mia prima battaglia. Dai, ragazzi, vi do una mano con la porta. Esagerato, non dovevate bombardarli così. Infami. Ma vabbè, vendichiamo la loro morte. E opla! Opla! E adesso da questa parte. Ah, bene, il nostro primo combattimento. Avanti, fatti sotto! Dai, aspetta! Un gioco da ragazzi. Oh, altri due. Bene, begli imbusti. Ora sì che ci divertiamo. Morti. Uomini cercarono onore e gloria sul campo di battaglia per sentirsi dire dal proprio re ciò che Cosro disse a Rastan. Tu sei il più nobile dei miei guerrieri. La mia spada assaggiò il sangue, ma sapevo non sarebbe stata quella la mia strada. Non mi sarei guadagnato la stima di mio padre uccidendo nemici, ma trovando per primo le stanze del tesoro del Marajah. Volante era, ricordatelo nemici.
Questo era un attacco volante. E ora camminata sui muri in stile Spider-Man. Spider-Man. Prince of Persia. Un passaggio segreto, grande. Almeno non devo fare tutto il castello per entrare. No, ho sbagliato, Mira. Bene, e anche questi sono stati sistemati. Beh, se ti avvicinavi un po' più a me mi colpivi, ma sei stato stupido. E poi è grave anche danneggiare queste bellezze storiche. Cosa diremo poi alla gente che ci rimpiazzerà, alle nuove generazioni della Persia? Dai, attacca! Attacca o ci sono un piscia sotto? Sistemato in un batter d'occhio. E opla! Vuoi che riprenda da qui con la mia storia, se verremo interrotti? Fatto. La prossima volta riprenderò da qui. Bene, amici terrestri, il video di oggi termina qui. Se vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Questo era semplicemente l'episodio pilota. Se volete che io continui a portare questa serie, basta solo scriverlo nei commenti. E non appena mi arriva Mark Echo's Getting Up, questo lo lascio un attimo da parte e poi lo posso sempre riprendere in un altro momento. E se volete video su Clash Royale o su altri giochi, iscrivetevi al JDC Clan! Bene amici terrestri, ci vediamo in un prossimo video. E ciao!